avoir attendu depuis le 19 mars. Merci. On a fait beaucoup de choses importantes en 2019. Nous avons eu en effet l'opportunité d'acquérir 4 sociétés. Évidemment, c'est JPG, Monde Office, qui a la maison en Espagne, et Bernard en France. C'est 320 millions de chiffre d'affaires l'année dernière, mais peut-être ce sera plus cette année. Toutes les sociétés du groupe Raja sont restées en activité toute la durée de la crise. Bravo! Tout le monde est très fier de ce que nous avons fait ensemble. Merci à toutes et à tous. Et bravo! C'è una canzone molto bella che qualcuno di voi ricorda, di Francesco De Gregori, che dice che un giocatore si riconosce dal coraggio, dall'altruismo e dalla fantasia. Noi possiamo dire di avere un'intera squadra di persone coraggiose, altruiste, che si sono prodigate per trovare soluzioni nuove e far fronte alle difficoltà. Grazie. In questo periodo abbiamo codificato più di 170 nuove referenze e servito più di 2.000 nuovi clienti. I nostri progetti non si sono mai fermati. Ognuno ha fatto davvero la sua parte e questi sforzi sono stati ripagati da risultati insperati. Anche noi il 4 maggio, proprio il primo giorno della fase 2, il primo giorno di riapertura, siamo riusciti a raggiungere un record incredibile. Abbiamo chiuso quasi 500 ordini per un valore di 256.000 euro. Grazie Daniele, grazie Vincent per l'impronta fortemente imprenditoriale che date a questo gruppo, perché credo che sia una caratteristica non comune e molto speciale. Per chiudere, come abbiamo cominciato, con le parole di Francesco De Gregori, non abbiate mai paura di tirare un calcio di rigore, perché chi si ferma è perduto. Who stops is lost. Di non aver paura di sbagliare un calcio di rigore. Non è mica... Grandi campioni hanno bisogno di grandi allenatori. Tu sei il nostro grande allenatore e quindi ti consegno a nome di tutti questo pensiero, assolutamente. Grazie. E ci farai volare e raggiungeremo tutti i nostri obiettivi. Non chissà quanti ne hai visto, quanti ne vedrai, i giocatori stessi che non hanno vinto mai, che l'hanno appeso alle scarpe a qualche tipo di muro, adesso ridono dentro al bar. Sono innamorati da 10 anni di una donna che non hanno amato mai. Chissà quanti ne hai veduti, chissà quanti ne vedrai. Nino Capi fin dal primo momento l'allenatore sembrava contento. Allora mise un colpo tra le scarpe e corse più veloce del vento. Prese un pallone che sembrava stregato.